è il cammino che dà il senso del vivere. Non è, cioè l'uomo non è fatto per raggiungere obiettivi, ma per porsi sempre degli obiettivi. Per Giovanni è ora di andare. Il tempo di questo giardino che lui chiama Diamante Verde è finito. Dopo anni di vita e di lotte per l'agricoltura biologica, dentro le mura della città di Ferrara. Questo è un luogo che arriva qui e le persone mi dicono: ma Giovanni, ma che posto è questo qui? Ma come mai c'è un posto del genere? Qui, nel cuore della città di Ferrara, c'è una cosa così. Negli anni Ottanta, qui, tra le mura, vicino alla certosa ferrarese, non c'è ancora nulla. Sono alcuni pionieri del biologico a dar vita a un sogno, che Giovanni continua a far vivere dal 2007 per un quindicennio, piantando alberi, curando le piante, offrendo i prodotti della natura, fino a oggi. La fragilità dell'uomo di oggi è nella sua alienità. È sempre più alieno, è sempre più lontano da un reale vero. E la sua alienazione è fatta di film, è fatta di video, è fatta di chiacchiere, di storie, di invenzioni, è fatta di tecnologia. Ma il contatto vero, intimo, chi prova un contatto intimo con la natura, non se ne stacca più. Capisce che quello è il senso del vivere. Ma d'altra parte le grandi metropoli come possono sopravvivere? Questi gli vanno dati agli alimenti, ma gli alimenti saranno sempre meno di forza biologica. Non dovranno, perché non devono creare delle persone con delle vibrazioni di vita, devono sopire le loro vibrazioni di vita e adeguarsi sempre più, essere adeguati a funzioni, spingono le funzioni di qualunque tipo siano delle funzioni. Se chi ha delle responsabilità sapesse di quel che mangia, forse saprebbe di quel che parla. Il problema è che non sapendo di quel che mangia, dicono delle cagate, filosofi, politici, uomini di alto rango, non sanno di che cazzo mangiano. Dimmi te se sanno di cosa parlano. Capite quanta vicinanza ci può essere tra il pensiero e il mangiare? Per la Ferrara che conta, per chi decide le cose qui, la presenza di Giovanni non è più necessaria. L'esperienza che qui si è realizzata porta in me una pace incredibile. Quando tu hai fatto la cosa giusta, uno se ne va via sereno, perché lui ha fatto la cosa giusta. Perché la cosa importante non è avere successo, è fare la cosa giusta per se stessi. Pertanto, come esco di qui, ne aprirò un'altra. Perché sarà quella l'altra cosa giusta che andrò a fare. Perché la vita ha un senso nel riuscire a creare opportunità di vita, non di morte. La tecnologia porta morte e la vita invece richiede ancora vita. La tecnologia è un uso, non è un fine. È uno strumento, non può diventare un fine come sta essendo sempre più proposta, no? E allora si esce di qui e se ne va a fare un'altra. Diceva quello: chi ci ama ci segua. Questa storia incredibile, dolce e furiosa come la vita, è diventata un libro. Il Diamante Verde di Ferrara.